Ciao tifosi dell'Inter! Prima di iniziare questa hot news sul mercato della Serie A, chiedo a tutti di iscriversi al nostro canale e di lasciare quel like così da poter continuare a portarvi contenuti incredibili sul mondo del calcio. Oggi abbiamo un'intervista esclusiva con Silvio Pagliari, noto agente della FIFA, rilasciata a Il Resto del Carlino. Pagliari è la mente dietro l'agenzia BSP Football ed è appena tornato da un'emozionante trasferta in Olanda, dove ha accompagnato l'ex Sampdoria Manolo Gabbiadini nella sua nuova sfida con l'Al-Nassr. Tra tutte le voci e le speculazioni, la nostra prima domanda per Pagliari è: quale squadra di Serie A ha mosso meglio in questo mercato? Secondo Pagliari, il Milan ha preso alcune decisioni prudenti, ma ha ammesso di non aver compreso appieno la partenza di Maldini e Massara. Per quanto riguarda la corsa allo scudetto, l'agente della FIFA ha indicato tre principali candidati: Napoli, Inter e Juventus. Ha richiamato l'attenzione sul Napoli, che sembra rafforzarsi in modo solido e ambizioso. Per quanto riguarda l'Inter, la nostra cara squadra, Pagliari ha sottolineato che stiamo mantenendo una base solida e investendo in talenti promettenti, che possono metterci in lotta per lo scudetto. A proposito della Juventus, ha rivelato che, pur non partecipando alle coppe europee in questa stagione, la squadra è ancora formidabile e ha un nuovo direttore sportivo Giuntoli, che Pagliari considera non solo suo amico, ma anche un professionista eccezionale. Con preziose informazioni direttamente dalla fonte, è incoraggiante sapere che siamo nel radar dei favoriti per lo scudetto. La stagione si preannuncia entusiasmante e i nerazzurri hanno motivo di sognare in grande. Allora, cosa ne pensi delle parole dell'agente della FIFA? Condivide la sua analisi del mercato della Serie A e dei favoriti per lo scudetto? Lascia le tue opinioni nei commenti qui sotto. Non dimenticare di iscriverti al canale e lasciare un mi piace in modo che possiamo continuare a portare le migliori notizie e discussioni nella nazione interista. Grazie per la visione e alla prossima, e forza Inter sempre!